appunto che come, come dicevo appunto il collega, che si confrontano con i cittadini, con i commercianti soprattutto, che deve essere il loro punto di appoggio, il loro referente per il quartiere che c'è nella città. Tutto questo appunto è studiato appunto per rendere i vari reati che sono nel fatto del cittadino. Domani mi prendo, ho preso appunti, non vorrei dimenticare nulla. E quindi poi diciamo che anche negli ultimi tempi il comando provinciale ha attuato un ulteriore servizio, che è quello della stazione mobile. La stazione mobile sarebbe praticamente un furgone adibito ad ufficio dove abbiamo computer, stampante, fotocopiatrice, possiamo, è un ufficio mobile che va in giro per la città e va in quei posti dove magari il cittadino non ha la possibilità di muoversi e andare a recarsi alla stazione dei carabinieri, siamo noi che andiamo dal cittadino, il classico testo che non è il momento che va in montagna e viceversa. Ecco, quindi intanto la popolazione avrebbe sempre un maggior bisogno di sicurezza. Si sa bene che anche la situazione economica nei confronti delle forze dell'ordine è quella che è, avete a che fare anche voi con i tagli. Tra, e poi magari se avanzerà tempo ne parleremo sicuramente, tanti i reati tra i più odiosi sicuramente le truffe agli anziani, poi magari parleremo di prevenzione perché è stato anche recentemente stipulato un accordo tra tutte le forze dell'ordine della Astigiano, ne parleremo. Come sono diverse le tipologie di reato nell'Astigiano? Quali sono quelli in città, quali sono maggiori nelle periferie e nelle frazioni? Intanto io credo che questa sia anche l'occasione per assicurare un attimino la cittadinanza, nel senso che, voglio dire, la percezione della insicurezza probabilmente aumenta da parte del cittadino, ma per contro noi abbiamo un resoconto, che vuol dire qui sono i dati numerici, quindi i dati numerici ci confortano e ci comportano, voglio dire, molto in positivo. Stamattina io ho fatto un confronto tra i due trimestri, tra i due primi trimestri del 2011 e del 2012, i reati sono diminuiti in maniera esponenziale. È chiaro che, voglio dire, il discorso delle truffe agli anziani sta diventando sicuramente una situazione, come ha detto giustamente lei, odiosa. Però non è una situazione così diffusa, ovvero non ci sono tanti episodi, ci sono alcuni episodi sui quali io colgo anche questa occasione, e questo è un motivo in più per rassicurare la cittadinanza, sia la Polizia di Stato che l'Arma dei Carabinieri sta lavorando, voglio dire, in positivo, quindi presto ci saranno anche, credo, dei riscontri. E questo, voglio dire, si collega al discorso che ho iniziato prima, ovvero noi con l'Ufficio Prevenzione Generale, la Compagnia Carabinieri e la stazione si occupano con il numero radiomobile della compagnia e la Carabinieri di quartiere ci occupiamo di prevenzione. Poi ci sono altri uffici che sono deputati, voglio dire, a svolgere un'attività che è quella, diciamo, di investigazione, quella che giuridicamente viene definita attività di repressione. In città, ritornando al discorso degli episodi delle truffe in danno di anziani, che poi forse più che truffe si possono definire furti con destrezza, si usano dei modus operandi che oramai sono in continua evoluzione. Ci sono stati alcuni episodi di anziani che sono stati derubati dal prelievo appena effettuato in banca, con la scusa di essere stati sporcati da escrementi di animali. C'è l'altro modus operandi, quindi l'altro comportamento del delinquente di dire al vecchietto che magari ha prelevato dei soldi che ha le gomme della bicicletta scosse. I pretesti, diciamo, sono
variegati. Un piccolo inciso, tutti questi modus operandi a livello nazionale sono ampiamente pubblicizzati sui sistemi, diciamo, informatici, in particolare ad internet. Su YouTube si può andare tranquillamente digitando la parola chiave Polizia di Stato e ci sono diversi filmati che, voglio dire, mettono in condizione la cittadinanza di sapere quali sono i comportamenti di quelle persone che insomma, vogliono compiere queste azioni di ritorno. È così, la tecnologia aiuta, ma i nostri anziani magari hanno qualche problema con la tecnologia. Credo che anche il nostro compito sia assolutamente quello di informare e di fare anche rete con voi. Comandante Paci, ha qualcosa da aggiungere a quello che diceva il suo collega? Sì, praticamente i reati sono quelli, insomma, che in modo superante sono quelli, ma con in evoluzione. È ovvio che bisogna mantenere una certa attenzione a come si viene avvicinate dalle persone a poi sconosciute. Posso citare un classico esempio che viene lo sconosciuto che indossa un uniforme un po' ovviamente perché non è identica alla nostra e chiede con una scusa banalissima di entrare in casa per poi effettuare il furto. Ebbene lì con dei minimi accorgimenti si potrebbe tranquillamente evitare di essere derubati dei vostri beni, insomma. Classico esempio, se vi suonano alla porta e uno sconosciuto vuole entrare in casa, che si presenta come poliziotto o carabiniere, prima cosa da fare magari affacciatevi alla finestra e vedete se c'è la macchina di servizio con i colori dell'istituto. Chiedete sempre il tesserino. Se comunque avete sempre dei dubbi, fate la telefonata all'ente di appartenenza, in questo caso il 112 o il 113. Lì potete, comunque non potete sempre evitare il peggio e non fare entrare mai nessun caso, se volete. Ecco, infatti prima...